Tutti cari Baswalkers, ben ritrovati, sono sempre Davide, siamo sempre sul mio canale e oggi di chi parliamo? Probabilmente del numero uno o di sicuro di uno dei più grandi e importanti bassisti che hanno fatto la storia del rock, hard rock e metal. Stiamo parlando naturalmente del grande Geddy Lee, bassista, tastierista e cantante storico della mitica band dei Rush. Band che ha iniziato la sua carriera verso la fine degli anni 60, cominciando a incidere dischi invece qualche anno dopo, siamo nel 73, anno del primo album se non sbaglio, e che è andata avanti fino al 2018, anno in cui ha dichiarato lo scioglimento ufficiale per motivi inizialmente non dichiarati, poi abbiamo scoperto un paio di anni dopo con la dipartita del batterista Neil Peart, che il motivo probabilmente era proprio quello, l'inizio della malattia del batterista, che poi purtroppo ha portato alla sua morte e la conseguente fine della band, perché come Geddy Lee aveva già avuto modo di dire anni fa, la band erano loro tre e non avrebbe voluto mai sostituire nessuno degli elementi. Allora, parliamo un po' in particolare di Geddy Lee, andremo ad analizzare in questo video anche il più possibile il suo stile, cercheremo di capire quali sono gli elementi bassistici che lo rendono così grande, così importante per la storia del nostro strumento, ma prima come sempre facciamo una premessa storica. Nel video di oggi però ho preferito concentrarmi, piuttosto che sulla sua vita, su quelli che sono stati i Rush, quindi sulla storia un po' della band canadese, con un'attenzione particolare anche verso la strumentazione. Tutti sappiamo, tutti abbiamo nell'immaginario Geddy Lee come bassista storico con il Fender Jazz, di cui sappiamo esistere anche un paio almeno di signature, anzi sono addirittura tre, dopo ne riparliamo con calma. Quindi partiamo con l'introduzione. Allora, i Rush sono uno dei gruppi più importanti in assoluto nella storia del rock, formato da tre musicisti riconosciuti fra i più grandi di sempre, vincitori di 24 dischi d'oro, 14 di platino, 25 milioni di copie vendute, e sono stati inseriti nel 2013 nella Rock and Roll Hall of Fame. La loro storia parte nel 1968, ma tra varie vicissitudini si arriverà alla definitiva formazione del trio solo nel 1971. Due anni dopo arriveranno all'incisione del loro primo album omonimo, che verrà in seguito ripubblicato dalla casa discografica Mercury, che li accompagnerà poi per buona parte della loro carriera. Per registrare il primo album, Geddy sappiamo che utilizza un Fender Precision del 69, ottenuto da uno scambio del suo vecchio Hagstrom 4 corde. Poco dopo l'uscita del primo album, il batterista dei tempi John Russell decide di abbandonare la band a causa di alcune divergenze interne, lascia così il posto a Neil Peart. È così che prende forma la storica formazione, che arriverà poi fino alla fine della carriera. Con l'arrivo di Peart, che oltre a distinguersi per le sue capacità strumentali è anche il nuovo paroliere della band, i Rush sforneranno altri tre dischi, d'impronta momentaneamente un po' più hard rock che prog, chiudendo quella che viene indicata come la loro prima fase, la prima fase della band, e la chiudono con un disco live, All the Wars a Stage. Allora, questi dischi vengono pubblicati, come abbiamo visto, dalla Mercury Records. La Mercury Records, mettendoli sotto contratto, gli versa un grosso anticipo, ovviamente, e Geddy Lee utilizzerà questo anticipo per acquistare il suo primo Rickenbacker, un 4001. Questo basso è quello che utilizzerà in questo periodo per la maggiore, e lui stesso disse in un'intervista qualche anno dopo di averlo voluto per cercare di imitare Chris Squire, bassista degli Yes. Però nella stessa intervista dichiara anche di non esserci riuscito e di essersi accorto lì che non basta avere lo strumento per avere lo stesso suono di un bassista. Comunque inizia così la seconda fase dei Rush, quella universalmente riconosciuta come prog, e inizia con la coppia di dischi più complessi fino a quel momento, ovvero Farewell to Kings e Hemisphere, che tra di loro sono collegati dal brano a più sezioni Sinus, che chiude il primo disco e apre quello successivo. In quegli anni vengono introdotti in maniera abbastanza prepotente anche
anche i synth suonati proprio da Geddy Lee, anche nell'album che da molti è riconosciuto come il capolavoro assoluto della band, ovvero Moving Pictures del 1981. Allora, in questi dischi sappiamo che Geddy Lee aveva sempre il suo 4001, ma nel frattempo arrivarono altri bassi, sempre Rickenbacker, tra l'altro, il 4002, il 3001 e anche il 4080. Il 4080 Rickenbacker è questo qui esattamente, quello che associamo naturalmente anche a Jimmy Page, ovvero questo doppio manico. Di lì a non molto acquisterà anche un nuovo jazz bass ed è il basso che alternerà nelle registrazioni al Rickenbacker classico, questo fino a Signals come discografia. Signals è per l'appunto l'album con cui si entra nella terza fase in cui i synth suonati da Geddy Lee vanno sempre più a porsi in primo piano rispetto alle chitarre di Alex Lifeson, conferendo alla band un nuovo sound più elettronico e più tipico di quegli anni, siamo negli anni 80. A partire dal 1984, oltretutto, inizierà ad usare nei concerti uno Steinberg che, dice, lo aiuterà a gestire meglio il palco grazie all'assenza della paletta e un peso decisamente più contenuto. Nonostante gli sostituisca i pick-up in favore di EMG, deciderà però di abbandonare questo strumento nell'89 in quanto, dice, non è soddisfatto del suono. In studio, invece, su suggerimento del produttore Peter Collins, in questo periodo inizierà ad usare prevalentemente bassi Wall. Anche questa fase si chiude con un disco live, A Show of Hands, del 1989, che li proietterà verso la quarta fase, quella più pop rock, che inizierà con l'album Presto del 1989. Esattamente per la registrazione dell'album Counterparts acquisterà un jazz bass del 1972, pensate a un mercatino dell'usato, lo trova per 200 euro. Ecco, da questo momento in poi non si muoverà più, userà sempre e solo jazz bass. Purtroppo questa fase però si chiuderà in modo abbastanza tragico per motivi appunto non di natura musicale. Tra il 97 e il 98, infatti, Neil Peart perde prima la figlia ventenne Selene per un incidente stradale e di lì a poco anche la moglie per un tumore. Decide così di interrompere fino a data da destinarsi la sua attività musicale e intraprende un viaggio in moto da solo per le strade del Nord America. Ne scriverà anche un libro, Ghost Riders, Travels on the Healing Road. Il fatto che nello stesso periodo Geddy Lee pubblichi il suo primo album come solista lascia pensare che la band sia finita definitivamente. Invece, a sorpresa, nel 2002 ecco che esce Vapor Trails, nuovo e più pesante album che dà il via all'ultima fase della band, quella che li porterà anche a celebrare nell'ordine il 30° anniversario di carriera nel 2004 con l'album di cover Feedback e un DVD live e il 40° anniversario nel 2014 con un box set denominato R40 e relativo tour mondiale, non prima però di aver pubblicato nel 2012 il 19° e ultimo album in studio, Clockwork Angels. In tutto questo periodo Geddy Lee usa esclusivamente Fender Jazz Bass. Dice a un certo punto di possederne 25, ma solo uno è quello che lui chiama number one, quello che utilizza, diciamo, prevalentemente. È inoltre il momento in cui cominciano a uscire i suoi signature. Il primo Fender lo realizza nel 98, è un assemblato in Giappone. Poi nel 2009 lo replicherà, ma in versione Sunburst, per finire nel 2015 a farne una versione totalmente made in USA. Nel 2006, pensate, sempre la Fender gli propone di utilizzare il nuovo, diciamo così, signature di Jaco Pastorius. Geddy Lee accetta, lo porta avanti per un periodo, salvo poi accantonarlo dicendo di non trovarsi con i bassi fretless e quindi deciderà di non utilizzarlo più. Pensate che la collezione di bassi di Geddy Lee nel 2019 contava 219 strumenti, 219 bassi, qualcuno in più di tutti noi probabilmente. Questo ultimo periodo è anche quello in cui Geddy, dopo aver usato negli anni diversi modelli di amplificatore da Ampeg fino ad Orange, dopo aver creato anche e lanciato il suo signature di Sans Amp, il preamplificatore, decide che sul palco utilizzerà esclusivamente sistemi di in-ear monitor per togliere così per sempre qualunque amplificatore dal palco. Concordando però con gli altri suoi compagni di Benz che a perderne è solo l'impatto scenico, senza quei grossi amp rig il palco effettivamente diventa vuoto, decide che da questo momento il vuoto lasciato sarà colmato dalla presenza dei più disparati oggetti ingombranti a scopo scenico. Si passa dalle lavatrici, ai frigoriferi, alle asciugatrici che asciugheranno le magliette lanciate poi al pubblico, fino alla bizzarra macchina del tempo che farà la sua comparsa nel 2010 sul palco dei Rush. Bene, quindi Geddy Lee, cosa dire, grandissimo bassista, grandissimo compositore, musicista, tastierista, cantante, chi più ne ha più ne metta. Uno degli elementi su cui si basa la musica dei Rush è, proprio grazie alle loro spiccate capacità tecniche, l'abilità di inserire
tempi diversi dal classico 4 quarti e farli suonare comunque naturali. Se ascoltate i brani dei Rush, sentite comunque che la musica fila, vi rendete conto che c'è qualcosa di strano, il tempo dispari, piuttosto che magari la misura di 6 quarti infilata da qualche parte, oppure un tempo di 6 quarti che viene prolungato, trascinato in un brano. Ma comunque tutto questo non grava sull'orecchio, almeno a me dà questa sensazione che comunque i brani siano sempre molto fluidi. Poi ti ritrovi a tirarli giù e ti rendi conto che c'è qualcosa di musicalmente strano. Pensate alla stessa YYZ che è in 5 quarti l'intro, poi il tempo cambia, ci sono anche altri brani che comunque hanno tempi anche in 7 ottavi, tempi dispari comunque, quindi questa è una delle loro caratteristiche, il fatto comunque, come molte altre band prog del resto, comunque di riuscire a infilare questi tempi diversi dal 4 quarti e far comunque suonare la musica sempre in modo naturale. Da un punto di vista più teorico-armonico, che cosa utilizza Geddy Lee e che cosa utilizzano più ampiamente tutti i Rush volendo? Allora, sicuramente anche loro comunque in quanto genere rock fanno ampio uso di pentatoniche, ma non solo, sentiamo utilizzare parecchio anche i modi. In Tom Sawyer, per esempio, c'è un utilizzo della scala dorica, se andiamo ancora in YYZ abbiamo una scala frigia, quindi comunque diciamo un po' meno magari banale della solita pentatonica sempre ovunque, in virtù appunto di questi modi un po' diversi, che comunque anche questa rientra in una delle varie caratteristiche che formano un po' su cui si fonda il genere prog. Invece, se vogliamo andare a trovare qualcosa proprio più di suo, personale, dobbiamo ovviamente parlare del suono. Per capire il suono di Geddy Lee faccio di solito un esempio che secondo me calza a pennello. È una cosa di cui si è parlato molto anche in rete, se andate a cercare troverete sicuramente dei video che ne parlano. Pensiamo al disco probabilmente più iconico, ovvero Moving Pictures. In Moving Pictures lui ha usato indistintamente un Rickenbacker e un Jazz Bass. Ecco, vi sfido a capire quale basso ha usato su un brano piuttosto che su un altro. Questo perché, nonostante qualunque sia, diciamo così, lo strumento che ha in mano, lui riesce sempre a conferire a quello strumento il suo sound, la sua particolare timbrica, che è data in particolar modo dal suo modo di suonare, ovviamente, dalla sua mano destra, che è molto aggressiva. Allora, lui è un altro che tende a suonare più o meno dalle parti della tastiera, quindi non troppo indietro. Allora, per quello che riguarda la costruzione del suono, possiamo buttarci dentro sicuramente i preampi, i vari amplificatori che ha utilizzato. Tendenzialmente, appunto, sappiamo dagli anni 90 in poi è sempre stato jazz bass, comunque anche sugli altri bassi, diciamo, lui ha sempre avuto un po' questo modo di suonare. Dal 2000 in poi, in particolare, ha inserito nel suo playing questa tecnica che lui ha definito flamenco style, qualcosa del genere, in cui praticamente va a usare le dita, o meglio il dito, l'indice della mano destra, un po' come si fa sul, diciamo così, sul double thumb. Chi ha studiato un po' di slap, il double thumb, sa che utilizziamo il pollice in questo modo, quindi una volta in giù e una volta in su, creando appunto questo effetto di alternanza, quasi come se fosse un plettro il pollice. Ecco, lui fa la stessa cosa col dito indice e che cosa fa? Praticamente va a colpire la corda in modo tradizionale, ma poi torna in su col dito e ottiene questo secondo suono. Questa cosa serve ovviamente a dare innanzitutto velocità a certe parti di basso e poi comunque è un suono particolare. Lui dice di aver introdotto questa tecnica nel suo modo di suonare proprio perché non è mai stato a suo agio neanche con il plettro, tanto quanto non lo è stato col fretless, come dicevamo prima. Ecco, poi in descrizione qua sotto trovate un paio di link di sue interviste che ho trovato, dove, se capite l'inglese, ve le spiega lui direttamente queste cose, quindi dategli un occhio perché è veramente interessante. Comunque questo è uno di quegli elementi fondamentali. Se volete un esempio pratico, andate a ascoltarvi Animate, la traccia che apre Counterparts. Ecco, tutta quella linea è suonata in questo modo. Ora, non sto ad eseguirvela io per il semplice fatto che non sarei in grado di farla alla sua velocità, è una tecnica che personalmente non uso. Se qualcuno di voi lo fa, lo sapeva e già, diciamo così, introdotto questa tecnica nel suo modo di suonare, me lo faccia sapere perché sono interessato. È comunque una tecnica sua. In realtà neanche, nel senso che comunque il primo ad utilizzare questa tecnica è stato Chuck Rainey, e ci sono anche altri bassisti che lo usano. Se fate una ricerca in rete trovate qualcuno che la utilizza. Si può fare sia col dito indice, come appunto fa lui, c'è chi ad esempio invece la suona utilizzando due dita. Potete tranquillamente implementare questa tecnica nel vostro modo di suonare. Io ho provato a farlo, sinceramente non riesco ancora personalmente a farla a tempi velocissimi, però si può fare, come facciamo, come al solito, prendiamo la nostra bella scaletta di riferimento che può essere una Mixolydia e banalmente in ottavi cominciamo prima su una nota fissa.
e poi mano a mano possiamo riportarla. Ecco, se volete fatevi questo esercizio con un dito come fa lui, oppure anche tranquillamente con due dita. Questo è uno degli elementi fondamentali della sua tecnica. La sua tecnica, che abbiamo detto appunto, si basa comunque su un sound molto aggressivo. Lui è uno di quei pochi che riesce a suonare in modo veloce ma anche potente. E questo è proprio un dato di fatto, questo diciamo è un suo marchio di fabbrica, ci sono tantissimi brani suonati a velocità effettivamente abbastanza elevate, però se ci fate caso, se ascoltate, il suo modo di suonare rimane comunque con quella forza, con quella potenza nelle dita, nella mano destra, questa è proprio una sua caratteristica fondamentale. E non dimentichiamo che fa tutto questo il 90% delle volte mentre canta, a volte anche suonando con i piedi le tastiere, quindi insomma comunque ci vuole una certa abilità. In realtà non è sempre solo velocità, sappiamo che ci sono tantissimi brani anche un po' più lenti in cui riesce ad eseguire delle linee melodiche stratosferiche, anche in questo caso, pur magari non utilizzando mai un fretless, pur non avendo magari quei suoni a cui ci hanno abituato altri bassisti, lui riesce comunque a essere spesso anche molto melodico. Pensate per esempio all'intro di Red Barchetta o Barchetta, come dovremmo dire noi, è assolutamente una linea piacevole, melodica, che va a contrapporsi a quello che fa la chitarra e alle tastiere che ci sono sotto, creando delle atmosfere veramente uniche. Ecco, lui ha anche questo nel suo arsenale: il fraseggio, la melodia, l'utilizzo, la scelta di note, a volte anche nelle linee di accompagnamento. Non si limita a suonare le toniche, ma sull'accordo va a prendere, per esempio, la quinta e a creare appunto questa sorta di linea che non è esattamente quello che uno si aspetta dal basso, ma che è sempre messa con gusto e con cognizione di causa, quindi creando delle linee che diventano veramente estremamente interessanti. Ecco, un'altra cosa che invece utilizza spesso sono, come tanti altri bassisti rock, del resto i power chord, però una sua caratteristica, nel suo modo di suonare, spesso, come anche in YYZ, il bicordo lui lo mette in questo modo. Vedi, noi siamo abituati a pensare al power chord così, quindi tonica e quinta, come fanno i chitarristi, per intenderci, non che non lo faccia, però il più delle volte gli sentiamo fare anche questo, per esempio. Oppure ci sono delle linee in cui alterna dei power chord a dei bicordi che creano magari un'armonia, mettendo una terza al basso piuttosto che una terza sopra e la tonica piuttosto che terza e settima. Capisci che comunque ha veramente un'enorme padronanza anche di questa tecnica, e la va a inserire proprio per creare delle linee di basso che diventano estremamente interessanti. Comunque non dimentichiamo che stiamo parlando di un trio, quindi uno dei suoi scopi è sicuramente anche con le linee di basso di andare un po' a ingigantire, a riempire l'armonia. Quindi in sostanza, diciamo, queste sue linee di basso mai scontate, mai banali, vanno a incastrarsi perfettamente su quello che la fa la chitarra, si incastrano perfettamente, si incastravano perfettamente sulle ritmiche di Neil Peart, e tutto questo cantandoci sopra e a volte suonando anche le tastiere. Ragazzi, se volete provare a farlo, fatelo, ma mi sembra abbastanza un personaggio unico nel suo genere. Bene, questo per ora è tutto quello che avevo da dirvi su Geddy Lee. Se sapete qualcosa, se avete delle cose da raccontare, se avete notato altri particolari nel suo modo di suonare, se avete provato a suonare dei suoi brani e vi siete trovati in difficoltà piuttosto che no, fatemelo sapere, lasciate nei commenti e cerchiamo magari appunto anche uno scambio, perché io sono qui a dirvi alcune delle cose, alcuni degli elementi che ho notato del suo modo di suonare, proprio per introdurvi a questo personaggio, a questo bassista, cercando appunto di darvi uno stimolo. Ascoltate tanto i dischi dei Rush, che per la maggior parte, io personalmente non li conosco tutti, sono onesto, ma quelli che conosco sono assolutamente stratosferici, e cerchiamo appunto magari un confronto per capirne di più, ecco, se vogliamo. Bene, intanto mi fermo qui, vi ricordo come sempre, uno, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like o un commento qua sotto, appunto potete venire a trovarmi sui miei social, su Facebook, su TikTok, su Instagram, e potete anche venire a trovarmi sul mio sito, iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo che sta per uscire il mio nuovo videocorso intitolato Il basso rock. Lo trovate già su accademiamusicale.eu, su cui è uscito in anteprima. A breve sarà disponibile per tutti sul mio sito. Nel frattempo, se non l'avete ancora fatto, potete anche iniziare a guardare i primi due videocorsi Bassista Completo, volume 1 e volume 2. Benissimo, e stavolta è davvero tutto. Anche per oggi vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao ciao!